Allora, direttore Bernardini, abbiamo atteso con ansia questa sua presenza. Ci sono novità in corso e come mai così tanta attesa? Beh, abbiamo parlato un po' con il presidente, con tutti i dirigenti, e perché comunque mister Pagliari ha deciso di fare un passo indietro e quindi noi accettiamo le dimissioni. Lo ringraziamo pubblicamente per quello che ha fatto, perché comunque io sono marchigiano. La vedo commossa, direttore. Sì, mi dispiace molto, perché io che sono marchigiano, la famiglia Pagliari è il calcio nelle Marche, e quindi sono chiaramente dispiaciuto, quindi è una decisione che abbiamo preso così velocemente, però quando un totem come lui, perché è un totem, decide di, insomma, vede un ambiente che non gli è favorevole, decide di fare un passo indietro, insomma, non possiamo fare altro che accettare le dimissioni e ringraziarlo pubblicamente, perché stiamo parlando di una persona che ha scritto qualche pagina di storia molto molto importante nel capoluogo abruzzese, e quindi la commozione c'è e il dispiacere anche. Ha dato spiegazioni il mister sul perché ha deciso di fare un passo indietro, direttore? Ma insomma, segnare alla squadra forse? Ma forse sì, cioè forse sì, ma soprattutto, insomma, ha visto un po' l'atteggiamento ostile, un po' che lo rimarca nelle conferenze stampa, anche sull'entrata di Gian Donato, che è stato fischiato secondo lui, e anche secondo me è entrato bene, a parte il gol che è stato da categoria superiore. Quindi, insomma, quando un allenatore ti dice una cosa del genere, tu non puoi fare altro che assumere l'informazione e cambiare pagina, perché comunque non è semplice per nessuno di noi accettare una decisione del genere. Però stiamo parlando di un grande professionista, un grande uomo, e ancora oggi lo dimostra con un gesto così, perché comunque è oggettivo che le squadre di Pagliari non sono queste, insomma, no? Perché non sono queste. La reazione invece del gruppo squadra al cospetto di questa dichiarazione, di questa volontà, non so se hanno fatto di tutto per far ripensare il mister, oppure se hanno, tra virgolette, un po' abbandonato la barca, almeno in questa situazione. No, assolutamente, la squadra è con l'allenatore e voleva assolutamente il fatto che non si dimettesse, però chiaramente noi la squadra fa la squadra, l'allenatore fa l'allenatore, la società fa la società. E le chiedo, e poi la lascio ai colleghi, state già pensando ad un sostituto, perché ovviamente non c'è nessuna pausa, domenica si torna in campo, e a proposito di Marche si va ad Ancona per una gara complicata, l'ennesima. Ancora non, chiaramente è stato per noi un fulmine a ciel sereno, quindi non abbiamo assolutamente sentito nessuno. Però chiaramente, come finisco qua, ci metteremo al lavoro per cercare una soluzione, perché non vogliamo buttare via i grandi sforzi economici che la società ha fatto. Percentuali legate a un probabile o eventuale o impensabile ripensamento ci sono, direttore? No, perché abbiamo deciso di accettare le decisioni dell'allenatore, che ringraziamo, però insomma, quando un allenatore così esperto ti dice una roba del genere, devi per forza prendere, insomma, in mano la situazione e girare pagina. Dalla squadra ora cosa chiedete? Perché ovviamente è una sconfitta non solo per loro, questa scelta credo sia una sconfitta in generale per il gruppo squadra, per il mister e per la società. Chiederete immediatamente un cambio di passo? Assolutamente, la colpa dell'involuzione non è certamente solo del mister, le responsabilità stanno anche in società, stanno anche nel gruppo squadra, perché ho parlato in settimana con qualche ragazzo e tutti sanno che possiamo fare qualcosa di più a livello singolo, e quindi se possiamo fare qualcosa di più singolarmente parlando, significa che le responsabilità non stanno solo in capo all'allenatore, anzi